Eccoci qui, siamo dentro con la partita. Parma-Empoli dalle 12.30. Tifoserie gemellate tra Parma e Empoli. E purtroppo sono arrivato solo ora, quindi niente rito di incitamento ai ragazzi da sotto, a bordo campo. E ho saltato anche le formazioni, purtroppo, perché sono appena arrivato. E c'è l'inno. Il problema è stato che abbiamo fatto l'aperitivo, però sono stati lenti un po' a consegnarci l'aperitivo, e quindi perché la cucina apriva a mezzogiorno e purtroppo siamo arrivati solo adesso, quindi abbiamo saltato tutto il rito del video e di quando sono allo stadio, però vabbè, dai, speriamo di far bene oggi. Tassativi 3 punti, perché dobbiamo rifarci dopo le prestazioni scorse un po' scadenti, ed è tutto. Da 40 anni fratelli. Allora, siccome non so la formazione perché non l'ho vista, vedo Cancellieri, Valeri, Suzuki, Balog, Del Prato, Koulibaly, Bernabé, Somm, Hernani, se non sbaglio c'è anche Bonny e Mann. Quindi c'è un 4-2-4. Sembrerebbe. Sì, Cancellieri, Hernani, Bonny, Mann. Somm, Bernabé, Valeri, i due centrali e Koulibaly con Suzuki, sì. L'Empoli ha i numeri in verde acido, bianco, verde acido, sembrerebbe verde acido, e divisa classica come il Parma, e siamo pronti, palla all'Empoli.
Tra l'altro in panchina nell'Empoli c'è l'ex mister del Parma. Passaggio sbagliato, però rimessa a Parma. No, si scivola un po' sul campo oggi. Vediamo il corner per il Parma. Viene battuto ovviamente in maniera sbagliata, però dai, non facciamo giudizi affrettati, la partita è lunga. Alle prossime clip. Fine primo tempo, nel primo tempo sono stati assegnati un minuto di recupero e alla mezz'ora più o meno il Parma ha preso gol. Un gol che neanche l'eccellenza si può prendere, e quindi l'Empoli in vantaggio 1-0. Vediamo il secondo tempo. Tra poco inizia il secondo tempo, speriamo di recuperare dobbiamo recuperare lo svantaggio di 1-0. 45 minuti di tempo più recupero, si può fare? Da quello che ho sentito in tribuna, dove sono io qua, Mann è stato tirato giù per Charpentier. Infatti si vede, c'è il numero 9. Proprio di fianco al 34 dell'Empoli. Carpentiere all'ottantesimo. Brutto fallo in area su Anquist da parte del portiere, ammonito. E rigore. Bonnie!